Il Nerone e il Pirata. Il Pirata lo chiamavamo così perché ci aveva la mania dei gangster e della malavita. Poi andavamo a fischiare a Bruno, che chiamavamo anche il Moretto. Sulle zappe! E lei! Dai, dai, Nerone, non mi schiaccio! Aspettati! Il Coccolone era il più signorino di tutti. Suo padre era impiegato al ministero e non voleva che venisse con noi. È sempre lui! Correte! Correte! Mi pare si è svegliato! Andiamo! Torna a casa! Di no stasera! Debrito! Quell'estate del 1943 pareva che facesse più caldo degli altri anni. Io aspettavo che mi chiamassero a fare il soldato perché gli alleati erano sbarcati in Sicilia e chiamavano anche le classi più giovani. Stavo in casa e passavo le giornate sul letto. I compagni mi venivano a fischiare sotto la finestra, ma io gridavo. Io ne dormo! Ha detto Ciro che sta a dormire! Dai a dormissa, non cerca un posto che a 17 anni dovresti essere tu a mantenere tutta la famiglia! Ah no, è pianta la costagna! Mi fai morire col cuore in questo stato! Ma Maria, è pianta, lasciatemi dormire, no! Dai, hai ragione pure tu, sa, gli uomini a dormire e io a fare la serva tutto il giorno! E la roba, io che devo lavare i piatti, io devo lavare per terra, io vanno a fare la spesa, io devo fare tutto, io devo crepare, almeno crepassi presto, non ne posso più! Va bene, andrò volontario! Andrò a fare soldato, andrò a morire in Sicilia. Allora sarai contenta, no? Assolate! Assolate, apriteci! Assolate, so io, so Ciro, apriteci! Apriteci, Assolate, so io, so Ciro! Apriteci! Siamo noi! Ciro, sei tu! Finalmente, ti abbiamo aspettato tanto! Tua sì. Madre l'hanno portata all'ospedale! Chi? Tua madre! No, all'ospedale! A San Giovanni! Ciro! Dai, aspetta! C'è il coprifuoco! I tedeschi, Ciro! 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 Aprite! 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 Senta, lei infermiera, venga qua. Sono mia madre ricoverata all'ospedale. No, faccio no, passare. Non sa voi. Mi faccio passare. Senta, lei! Mi faccio passare, per piacere. Sono mamma ricoverata, mi faccio passare. Sì, mi faccio passare. Portiere! Portiere! Mi faccio passare, sono mamma ricoverata, mi faccio entrare! Figlio mio, ti presenti a quest'ora. C'è pure la bicicletta di papà mio! Mi faccio entrare, fatemi passare, per carità! Sorella, sorella, c'è mamma mia qui ricoverata. Hanno portato il figlio di come sera. Come si chiama? Adesso vediamo, Maria. L'isola di Maria. L'isola di Maria, ho sì. Capito. Calmo, figliolo, calmo, eh. Papà. E mamma. Yeah.
Ciro, che fortuna averti incontrato. Qui abbiamo poco tempo, metti in lenzio e cambia la gomma. Ma se ci abbiamo tutta la giornata. Ti sbagli. Ormai le nostre strade sono diverse. Andiamo. Ma che ti piglia? Ciro. Ho deciso di finirla. Come finirla? Tra noi. Ma perché? Ma che t'ho fatto io? Niente, ma ho deciso così. Oh, Ciro, non è possibile, questo no. Ma perché? Sono stanco. Stanco? Sì. Hai ragione, perché io sono una gelosona, ma sapessi quanto soffro quando mi stai lontano. Penso, ora che farà, con chi starà e mi tormento. Perché questi pensieri non ce l'hai per tuo marito? Oh. Quello che stiamo facendo non è bello né onesto. Tradire un lavoratore, un uomo che non sospetta. È meglio se non sospetta, no? La mia coscienza si ribella. Stamattina mi sveglio con l'ossa rotta. Sono calato più di 3 kg. Tutti mi dicono che sono sciupato. Insomma, sento rimorso. Rimorso? Ripartiamo! Non spascianate, bisogna che vada. Ma io... E non posso venire pure io? No, piglia il tram e torna indietro. Io non aspetto. È meglio evitare gli addii, che sono sempre dolorosi. Ci rivedremo qualche volta. Forse un giorno, chissà. Ciro! Comandante, faccia sgomberare i ritardatari dalle abitazioni in un raggio di 800 metri. Servizi antincendio pronti all'intervento? Sempre pronti! Ragazzi! Ragazzi! Adunate! Qui Carlo Maddaloni che vi parla. Abbiamo il nostro rischio di pericolo, raggiunto le posizioni più avanzate e consentiteci dalle forze dell'ordine. Permesso, permesso. Eccola, eccola. Siamo a pochi metri dal capitano alla pattuglia. Generosa e popolare figura di disinnescatore, che sta per scegliere fra i suoi ragazzi colui che sta entrato a impedire che l'ordigno esploda con incalcolabili conseguenze. Per Lampagioni, che è il più piccolo, 4 e 3 7. 12, 18, 21, 26, 29, 33, 29. Si apprestino ad abbandonare prudenzialmente le stesse. Si consiglia di asportare con sé quanto di eventualmente prezioso o di pubblica utilità. Attenzione, attenzione, ripetiamo. 36, 37, 38, 39, 40. 141. Ah, tirabocchi, sempre fortunato. Tocca a te. Beh, non sei orgoglioso? Sono molto orgoglioso. Ma un muri. Ciccia! Il nostro motto non è forse a chi tocca la castagna se la sbuccia e se la magna? Tira bucchi, te la magni. Signor sì. Il momento è arrivato. Vai, il paese ti guarda. Mentre tutti stanno per abbandonare case e averi, un eroico artificiere penetra nell'edificio minato. Con audacia sta per entrare. Sta per entrare. È entrato. E che Dio lo aiuti. Ecco, abbiamo avvistato il noto commissario Bertinacci, al quale... chiederemo di darci un chiaro quadro della situazione. Commissario, è la televisione. Ci dica. Sì, a me il gelato, parli pure. Le telecamere qui. Delicatezza di indagine. Responsabilità di inquisizione e acquisizione di elementi di rilievo. Gli inducono a parsimonia. Arriva il questore. Ipotizzazione. Arriva il questore. E ne arriva il questore. No, tutto questo. Apre! In qualità di... in qualità di capo di quelle forze che sono baluardo di libertà e democrazia, che cosa ci può dire in merito a questa bomba che mette a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini? Ci dica. Questa bomba sovversiva che in altri regimi sarebbe stata sicuramente sottaciuta, noi, per converso, la sbandieriamo. Sbandieriamo in che senso, signor questore? Ci voglia spiegare. Perché essa, la bomba, ripropone all'opinione del popolo galantuomo la legittima necessità di una salutare stretta repressiva. Brigate rosse o di altri colori, sovversivi in genere, vi leggo e vi piango. Commissario Pertinace, si ritenga lodato. Commissario, vuol dire qualcosa? Profondamente ringrazio. Ringraziamo il commissario Pertinace che ci ha assicurato prego, che... signor questore, si accomodi, prego, prego. Ecco, signor questore, noi avremo un piccolo problema. Qual? Che succede? Commissario, la prego. Grazie, mi scusi. Ecco, questo se lo può leccare, signor questore. Buongiorno. Buongiorno. Ho lasciato Mario alla scuola, andava a prendere la pagella. Speriamo che sia promosso. Guardici, papà che l'aspetta. Poi passa a sapere com'è andata. Arighetto, giusto te, mi porti queste russerie in via Cavour?
Righetto, mi hai fatto una cosa. Sì. Che c'è? Che è successo? Corri, Nino! Corri! Ma dove è? Te ne sono andati! Siamo andati! Addio bella, sei cresciuta! E tu canti sempre? E canto sì, c'è nient'altro da fare, c'ho sto dono da Dio! Addio Grazia, non te puoi immaginare quanto mi fa piacere rivederti! E a me allora, te possino, bello! Ma chi sei? Sono me, il fratello di Riccetto Bonani. Ah, poveraccio, sapessi quanto mi ha dispiaciuto doverlo fatto fuori, ma proprio... Che braccio stai? Il terzo, allora, più meglio di tutti, ma proprio un dispiacere... Proprio de core, mi devi da credere. Lo so, ma non bisogna da fastidiare mogli dell'arte. Beh, pure questo è vero, magari. Invece quando l'altri si chiamano Diocleziano. Comunque, guarda, io non gli porto rancore, per me è tutta acqua passata. E tu che fai? Come te la passi? La passi bene, eh? Ti vedo tutto acchittato. Ah, vedi, che è sta roba? Velluto? No, è uno scamosciato. Gagliardo. E in che ramo stai? Ti vengo? Beh, c'ho un giro buono. Un giro del battone! Accidenti, beh, complimenti, bravo. Addio, ragazzi. Sì, sì, ci vediamo. Ci vediamo dopo, eh! Ma solo per andare adesso, dopo. Ci vediamo stasera! Grazie! Sì, mamma non muore stasera, famo festa! Ad Ermonaco, becca adesso si bemolle! Bisogna telefonare a Oscar! No, Jim! Oswald, no! È l'unica cosa da fare, credimi, Bertram. Se tu non avessi sparato... Ma non ho sparato io! Nasconditi, Bertram! Aprite! Chi è? Tenente Sheridan! E sta attento, no! Diocleziano? Diocleziano? Che vuoi? Don Vincenzo, apri! No, ce la fa! Ciao! Ma che sta a fare, scusa? Ti volevo salutare! E ben mai salutato, ciao! Volevo parlare un po' con te, passo più tardi? Pure più tardi ce la fa! Vieni a trovare in parlatorio, ciao! Ma Diocleziano! Vai! Che ci avrà da fare? Pesa di più oggi. Ah, vedi, c'è ancora mamma qua. Non la svegliamo, poraccio. Ma vieni qua, va? Vieta a ripiare il lettuccio tuo. Non pesa niente, come una creatura. Dio Galezia, i mortacci tua. Pare un angioletto, pare. Chi mi brigadier, saluto la mia signora e sto con lei. Ciao, Virgì. Addio, amore.
Ciao. Tanto mi vuoi bene, Virgi, mi raccomando, eh. Addio, Clezio. Non t'avvili. Non ce lo puoi manco immaginare quanto piacere mi ha fatto rivederti. Pure a me, tanto piacere, sa. Ma chi sei? Sono me. Ah, sì, ciao. Addio, Virgi. Ma io grazie, volevo fare due chiacchiere. Le famo fra tre anni, che vuoi da me? Addio, Virgi. Diocleziano, chi è? Al pacco, grazie, grazie, amore. Addio. Ciao, Diocleziano. Arrivederci. Ciao, Virgi. Ciao. Se mi beccano, te vengo a trovare. Sì, ti aspetto. Addio, amore. Ciao. 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 Tutto bene? Sì. Vieni a trovare. Quando gliela vai a dare la notizia? Beh, tra una ventina di giorni. Com'è sta tua madre? Insomma, speriamo che se la sfagni, povera vecchia. Non ho chiuso occhio per 48 ore. Ciao, Virgì! Ciao, amore! Ah, porca vacca! Ciao, ciao! Addio, Pierpaolo. Addio! Ciao, bella! Perché quando parlo a te... Ciao!